Soddisfatti i sindacati per la manifestazione in Piazza del Popolo a Roma con il corteo che ha preso il via da Piazza Barberini. Circa in 20.000 metalmeccanici del paese scesi in strada per chiedere garanzie sul futuro dell'automotive in Italia. In migliaia anche dal Molise e dall'Abruzzo, con un mercato dell'elettrico sempre più in crisi e una forte concorrenza dei cinesi a sfumare. Nella ventesima regione non sembra essere solo il progetto della Gigafactory, ma la stessa possibilità di un futuro solido per un'azienda che conta all'incirca 2.000 dipendenti. A finire in crisi non sono solo gli operai, ma anche tutti coloro che operano nel settore dei servizi e della ristorazione connessi all'azienda, così come tutto il comparto dell'indotto, madri e padri di famiglia che non hanno perso l'occasione per esserci. Una crisi senza precedenti, qual è il vostro animo a ridosso di questa grande manifestazione? Allora, attualmente stiamo vivendo un periodo di totale incertezza crescente nel tempo, perché ce ne accorgiamo che giorno dopo giorno le cose peggiorano. I lavori che ci comandano diminuiscono sempre di più, osserviamo che comunque alcuni reparti vengono settimana dopo settimana comunque chiuse, e quindi davanti non vediamo un futuro roseo, ma soltanto incertezze. Il timore più grande per noi è quello che purtroppo stanno per finire gli ammortizzatori sociali, e quindi per noi Atlas e Albasan sarà un grosso problema, perché da qui a finire si partiranno con i licenziamenti, e quindi siamo molteplici le famiglie che avranno difficoltà nel caso si inizierà con i licenziamenti. Paura anche per chi opera nel campo della distribuzione degli oli. Da voci che circolano, insomma, è stata fatta una nuova gara d'appalto, però a quanto pare Fiat non chiede il service, quindi noi siamo un po' preoccupati per quanto riguarda il nostro futuro. Scettici, molti di loro lo erano già tempo fa su quella che sarebbe dovuta essere il cuore pulsante dell'elettrico italiano, progetto che poi si è rinato con i fondi del PNRR già stanziati e poi dirottati altrove per troppe incertezze sui tempi. Intanto, subito dopo la manifestazione, il ministro Urso ha fatto sapere di convocare a brevissimo Stellantis rispetto ai sindacati, le parole dell'esponente dell'esecutivo Meloni, mentre le preoccupazioni che dilagano in tutti gli stabilimenti, soprattutto quelli dove c'è lo stop alla produzione, sono forti e uniscono con un filo rosso il Molise e l'Abruzzo. Se dovesse essere davvero una questione problematica su Stellantis, il Molise rischia davvero di saltare. Non avremo più necessità di avere i tanti amministratori che abbiamo e soprattutto perderemo tanti posti di lavoro. Quindi noi oggi siamo qui a manifestare, oggi nella tristezza della questione in sé c'è una bellissima manifestazione, una piazza piena di gente. In Abruzzo e Molise abbiamo iniziato a soffrire solo negli ultimi tempi, ma era solo una crisi annunciata. Abbiamo bisogno che sia il governo sia Stellantis, che è l'unico produttore che noi oggi abbiamo in Italia, si impegnino a diciamo, ad invertire la sorta che abbiamo perso.